riparte parte qui al Baggio Park i playout, in questo caso vedranno di fronte gli esports Zine Game contro gli AS Tronzi Le Dune. In questo caso gli esports partono con un leggero vantaggio, avendo chiuso a 4 punti il proprio girone, mentre gli AS Tronzi sono uh, riusciti soltanto a perdere nel loro girone. Per gli esports abbiamo col numero 1 Agrello, poi Cosentino, Bocca, Paternostro, Amato, Bordiello, Avvantaggiato, Marelli ed Antonio. Mentre per gli AS Tronzi abbiamo il portiere Colombo, poi Mandujano, Encinales, Cantillo, Gomez, Rigotti, Paceco e Gijon. Tanto chiede di salire il proprio difensore centrale per gli S-Tronzi che è pericolosissimo. e c'è la rete piuttosto casuale Rigotti. da parte di Rigotti esce malissimo a Grello e lo punisce subito Rigotti 1-0 per gli S-Tronzi al primo minuto di gioco S è S proprio D'Antonio? Borrello, Borrello Borriello ho detto Borrello non ce l'hai ah Borrello scusa e frattempo c'è il S gol S oh! anche questa volta è casuale Ma da parte degli esforza. Pater nostro, l'uomo più atteso di questi playout. Ora è sempre Paceco sulla fascia destra. Regalato il pallone ad Antonio. Allora D'Antonio, prova il destro. D'Antonio, pericoloso, da fuori area. Vediamo se duetta con Amato. Prova il destro. Respinge bene Colombo, il destro di Amato, subito pericoloso. Pater Nostro prova la ripartenza, 3 contro uno. Bravo Pater Nostro, prova il destro! Palla che finisce di poco fuori. Per Manduhano, ancora il numero 10 capitano. Poca convinzione in questo momento. Esatto, allora D'Antonio, amato per Pater Nostro. Vede l'inserimento ancora di D'Antonio. Prova il destro, fuori! Sempre poca la mira di D'Antonio, ma bel fraseggio finalmente da parte degli EA Sports. Maducaro un destro, oh, vicino, fuori il tiro pronto, del numero 10, di contro Balzo, Rigoti l'aggancio? Bravo D'Antonio! Antonio Antonio poi, Antonio. poi Amato. Prova il destro, e c'è la rete degli esports decisivo, ancora il numero 7, Amato, porta avanti i suoi, 2 a 1, Highly, <ride> la terza guerra mondiale. <ride> Finisce qui il primo tempo in vantaggio gli Esports per 2 a 1 al vantaggio iniziale di Rigotti. Hanno risposto prima a Paternostro e poi al diciannovesimo Amato. A tra poco. Riparte dunque il secondo tempo. Con subito la conclusione da parte di Amato. Ricordiamo il punteggio 2 a 1 in favore degli esports. Grazie alle reti di Paternostro e Amato. fra frattempo Marelli ha provato a incunearsi. Fra frattempo abbiamo avvantaggiato. Avvantaggiato sì, il destro. Oh, fuori bello. il pallone di avvantaggiato. Bella occasione. Avvantaggiato, spreca ciò che si ci poteva sprecare. Oh. Amato, gran numero. Amato, prova. Eh? Vediamo se prova il mancino. Amato il test di sinistro. Palo di Amato. Marelli, tra l'altro, una delle fermate della metropolitana. <ride> Mandurano <ride> per Rigotti si gira. Prova il mancino, grande la parata di Agrello in questo caso. <ride> e frattempo D'Antonio davanti al portiere prova il destro. Ancora si mangia un gol D'Antonio. Il destro. E frattempo viene ribattuto, poi il sinistro, grande la parata di Agrello in questo caso. Aveva provato col sinistro Gomez. E frattempo, Mandugano! Il destro e il tiro ancora, Agrello! Vediamo! La pericolosissima c'è il gol! Il pareggio delle dune! Col numero 18, Kihan! Riporta il risultato in parità! Vabbè, e nel frattempo, ragazzi, Fabio prova a fare delle battute che capiscono lui e il suo vicino di casa. Eh, Ghion, Rigotti si gira al destro! Che parata di Agrello! Col piede di richiamo! Esatto! Mandufano. Parte Mandugano col destro! La parata di Agrello! Si inserisce Che tiro da parte di Paceco. Al volo la parata ancora di Agrello. Rigotti per Paceco. Bella idea di Paceco. Ma Gomez non è sì, stato esatto. Nel frattempo ha avvantaggiato. Supera <totipo> il portiere. Avantaggiato. <tipo> e la retta di avvantaggiato. 3 a 2 per dire sport. Supera in uscita Colombo. E, fammi e la mette dire, dentro. Che vuol dire che li porta in avvantaggiato. <ride> Bello. Il numero La parte del numero 22 Che però si è allargato oh, troppo numero. La mette in mezzo Enzi, E si prova il tiro E c'è l'incrocio dei pali Da parte di Pater Nostro Un braccio di Pater Nostro Che veramente Ha, ha chiamato tutti i Santi a, 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 a sé, Per fare questo numero E finisce qui l'incontro Vince l'ESports 3 a 2 contro le Dune E andrà alla Coppa delle Università siamo qui eh, dopo la fine della partita fra eSports e Le Dune, conclusa con la vittoria dell'eSports, siamo qui col portiere Agrello. Un commento sulla vostra partita e su questa vittoria fondamentale. Ho finalmente è arrivata la prima vittoria meritata, non a tavolino, e ce la meritavamo secondo me, sia perché avevamo già giocato nelle altre partite, sia per questa partita, perché secondo me abbiamo dominato in campo, quindi il risultato è chiaro. Avete dominato in campo Anche se nel secondo tempo hai dovuto compiere Un paio di miracoli Diciamo che la tua, la tua prestazione è stata decisiva In questa vittoria Come commenti dunque la tua prestazione E la fase difensiva dei tuoi compagni Beh avevamo tanto da imparare all'inizio Stiamo cercando di migliorare tutti Io ho commesso un errore sul primo gol Poi ho cercato di recuperare E ci sono riuscito per fortuna quindi... Esatto Allora in bocca al lupo per il resto del Prego. torneo E buona serata Grazie Ciao Siamo qui alla fine della partita Fra i Esports e le Dune siamo qui con l'attaccante delle dune Rigotti, autore di una rete in questa partita, come commenti la vostra sconfitta? È stato abbastanza pareggio e purtroppo abbiamo sbagliato quando era il momento di non sbagliare. Esatto, tra l'altro un gol fortunoso il tuo, sei sì. esatto, sei stato il vero faro offensivo di questa squadra <ride> in, in questa partita. Un'ottima prestazione da parte tua, come commenti la tua di prestazione? È stato un classico catenaccio con un tizio forte avanti. E si è fatto quello che si è potuto. Esatto. Allora, in bocca al lupo per il resto della stagione e buona serata. Grazie mille.